Thank you.
Grazie a tutti di essere qua, è veramente un onore poter partecipare alla dittatura in veste di primo cittadino. Oggi abbiamo l'esempio chiaro e luminoso di quello che potrebbe essere il lato turistico delle cave. Abbiamo intenzione di valorizzarlo, di incrementarlo, perché veramente ne vale la pena. Abbiamo bisogno ovviamente di organizzare il tutto, ci sarà tanto lavoro da fare, però in 5 anni riteniamo di poter riuscire a poter dare concreti segnali di quello che effettivamente può essere il turismo alle cave. E un pensiero poi ai lizzatori, ai lizzatori di oggi e ai lizzatori di ieri, ai rischi che correvano e che tuttora corrono i nostri concittadini. È veramente un mondo oggi lontano da quello che conosciamo, un mondo dove l'escavazione ha avuto ritmi veramente veloci e rapidi, ma questo è il mondo da cui veniamo e non possiamo dimenticarlo. Sarà nostra cura cercare di valorizzarlo, riportarlo un po' alla luce e soprattutto non dimenticarlo, conservando e valorizzando quelle testimonianze che ancora abbiamo, a cominciare dalle vie di Lista, che sono una testimonianza storica del nostro passato. Di nuovo grazie a tutti e buon spettacolo a tutti. Grazie. Ricordiamo i nomi dei protagonisti di questa rivocazione storica 2017. 14 componenti della squadra dei vincitori. Arrivano i Rodovici, Primo Serri, Matteo Lucchetti, Emiliano Lucchetti, Andrea Dell'Amico, Luigi Rodovici, Omar Tonelli, Luigi Pasquali, Gianfranco Bergamini, Osvaldo Pegollo, Giorgio Dell'Amico, Giuseppe Pegollo, Elia Pegollo e Pietro Puvia. Intanto si sta ultimando la prima fase di questa rievocazione storica, poi verranno mollate le cosiddette funi e fissate nuovamente a nuovi peli per procedere con l'ultima fase della discesa. Thank you.
Per consentire una discesa della lizza viene fatta scorrere sui cosiddetti paratti, ecco, che sono traversine in legno di faggio che vengono insaponate per ridurre al massimo l'attrito del blocco di marmo e quindi disposte come viene fatto proprio in questo istante come binari delle ferrovie in maniera perpendicolare alla corsa di lizza, così da permettere un maggiore controllo del carico complessivo. Fatemi ancora adesso.
siamo bene. Le chiude, dai, sembro. Alcune funi che verranno fissate a nuovi piri per poi procedere con l'ultima parte della discesa della Lizza. No, 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 no,
questo, ma è questo. E troppo a girare. Ma troppo. No, casa mia è giù al suo giorno. Arriva nessuno. Sto parlando qua subito. Mi metti la pianota, sì.
ci sono due operatori fotografici o cinematografici che io invito a uscire immediatamente da dove si trovano, perché è molto pericoloso e vorrei sapere chi li ha autorizzati a venire lì. Ripeto, immediatamente, se no chiamo le forze dell'ordine. Ripartono le operazioni per la fase finale di questa rievocazione storica. Si raccomanda perché il pericoloso è tutto. Della lettatura del metodo di trasporto del marmo ne parlò persino Michelangelo, riportando nei suoi scritti anche la notizia di due incidenti capitati proprio a lui e per fortuna senza danno, mentre assisteva alla lizza dei suoi blocchi che poi avrebbe elaborato, avrebbe trasformato in sculture, in opere straordinarie. All'epoca, una volta giunti al poggio caricatore, i blocchi di marmo venivano caricati su carri trainati da buoi maremmani e poi condotti alle segherie per la lavorazione oppure al porto di Marina di Carrà. Thank you.
Non c'è ombra, non c'è ombra, non c'è ombra. Ora no, non c'è ombra. I nostri vincitori si stanno acquistando alla parte finale, quindi facciamoli un altro bel applauso per lo spettacolo che hanno fornito a tutti noi in questa giornata molto calda, molto impegnativa nelle operazioni di lizzatura. Lei non ti preoccupare, vedete, fa quello che di me. Allora,
Di questa mattina della nostra squadra di giocatori, potete capire com'era pericoloso, delicato e davvero difficile questo metodo di trasporto di blocchi di marmo all'epoca. Ora verrà mollata una fune e verrà successivamente fissata in prossimità di questa discesa, per poi consentire con sicurezza di completare la parte finale di questa rievocazione storica della lizzatura. E allora facciamo un bel applauso ai 14 iniziatori di questa rievocazione storica. Annibale Lodovici, Primo Ferri, Matteo Lucchetti, Emiliano Lucchetti, Andrea Dell'Amico, Luigi Lodovici, Omar Tonelli, Luigi Pasquali, Gianfranco Bergamini, Osvaldo Pegollo, Giorgio Dell'Amico, Elia Pegollo, Pietro Puvia e Giuseppe Pegollo.
Non so neanche, visto l'ambiente, che possa arrivare. È stata calata dall'alto una fune che verrà fissata ad un nuovo punto per poi procedere con la discesa finale. Ora gli iniziatori stanno fissando la fune ai piri, pali di legno conficcati nel terreno, alla sommità della via di Lizza che accompagnerà la parte finale della discesa di questa rievocazione storica della lizzatura, organizzata dall'Associazione Compagnia di Lizzatori e dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Carrara, come ogni anno ad agosto qui nel suggestivo scenario di Ponte di Vara. All'epoca il lavoro della lizzatura finiva nel momento in cui il carico arrivava al poggio, che era il luogo dove il blocco di marmo, i blocchi di marmo venivano liberati dalle corde, caricati sui carri trainati dai buoi che successivamente trasportavano il marmo ai laboratori, alle segherie o al vicino porto di Marina di Carrara. Il metodo di lizzatura fu sostituito dal trasporto del marmo su rotaia grazie alla costruzione di un apposito tracciato ferroviario. Intanto dovremo essere quasi pronti per l'ultima fase di questa rievocazione storica della lizzatura. Ecco i nostri lizzatori che si riposizionano per procedere alla fase conclusiva. Questa è la voce.
qua, capito tu? Canto di Lizza, una serie di ordini, cantilene, anche in dialetto, spesso articolate anche da parole delle tinte forti. Ad ogni frase corrisponde un gesto dei lizzatori, una manovra o un rallentamento della lizza. Della miglia, va bene, va bene. Della miglia, della, 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 calma bene. Ah, ah! Metti la pianota lì, Lui, la pianota, dietro su prego. Sì, va bene. Anche a te lo stesso, con la piana.
te, ce l'hai con la piana? Io da pena appena sì. Oh, mettete l'arte. Con la piana, no? Mettete l'arte. Va bene. Davvero delicate le operazioni dei nostri iniziatori, una rivocazione che rende merito alla memoria di coloro che hanno dedicato la vita a questo lavoro davvero difficile e pericoloso. Dai, senti tu, dopo a cala! Sì, siamo? Ma ti hanno provato il sostituto di Berguno.
Le operazioni. Thank you.
venire a casa. Ciao Fabio. Ciao. Facciamo un ultimo applauso alla squadra di lizzatori che ha completato le operazioni di lizzatura di questa rievocazione storica organizzata dall'Associazione Compagnia di Lizzatori e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Un ultimo applauso per Annibale Lodovici, Primo Serri, Matteo Lucchetti, Emiliano Lucchetti, Andrea Dell'Amico, Luigi Lodovici, Omar Tonelli, Luigi Pasquali, Gianfranco Bergamini, Osvaldo Pegollo, Giuseppe Pegollo, Giorgio Dell'Amico, Elia Pegollo e Pietro Puvia. Grazie davvero a tutti coloro che sono intervenuti in questa mattinata. L'appuntamento è rinnovato al prossimo anno, sempre qui dai Ponti di Vara, per una nuova edizione della rievocazione storica della lizzatura. Grazie a tutti.